Salve, benvenuti all'oroscopo del giorno. Iniziamo subito col primo segno che avete. Troverete numerosi appigli in questi giorni che vi daranno finalmente la possibilità di rivalervi in alcune questioni professionali che si erano complicate a causa di un collega troppo distratto. Toro, amplierete di molto i vostri orizzonti in questo giorno, poiché avete proprio bisogno di novità, anche se le vostre attività potrebbero improvvisamente cambiare, non ve ne farete un problema. Gemelli, se non avete lasciato nulla a caso in questi giorni, allora non dovrete preoccuparvi di sistemare situazioni pendenti. In caso contrario, vi dovete armare di pazienza e trovare il modo più consono per provvedere. Cancro, potreste avere bisogno di un po' di supporto morale che di certo non vi permetterà di affrontare situazioni sentimentali alle quali non eravate abituati. A tutti può capitare un momento del genere. Leone, non ci sono ancora i presupposti per pensare a delle migliorie per quanto riguarda il vostro lavoro, ma potete sempre rivolgervi alla vostra razionalità e alla vostra intraprendenza per mettere le basi. Vergine, potreste finalmente incontrare le persone giuste per voi in questa giornata, sia per quanto riguarda i rapporti personali, sia per quel che riguarda i rapporti professionali. Cercate di aprirvi nei loro confronti invece di litigarvi. Bilancia, avete finalmente preso a cuore alcune informazioni che vi saranno fondamentali nelle prossime giornate per il disbrigo di alcune pratiche. Documenti e burocrazia non sono tabù per voi, ma è sempre un impegno non indifferente. Scorpione, non ci sono particolari attività che vi possono dare una dimensione chiara della vostra condizione professionale, ma comunque potete provare a scandagliare l'ambiente che vi circonda per farvi un'idea. Sagittario, certe volte potrebbe essere molto duro affrontare delle situazioni che vi appaiono più grandi di voi, ma potreste comunque trovare il modo se vi applicherete nel modo giusto. Capricorno, non ci sono grandi richieste intorno a voi per quel che riguarda il lato sentimentale, ma potete comunque cercare di essere più presenti e restituire a chi vi sta di fronte un po' dell'affetto che vi hanno concesso in questi ultimi tempi. Acquario, vi siete affaticati molto nell'ultimo periodo, quindi vi sentite spossati e poco in grado di ragionare in modo lucido. Sarebbe il caso di non prendere troppe decisioni affrettate che possono
mettere a repentaglio tutto quello che avete svolto fino a questo momento. Pesci, cercate di essere un pochino più presenti nella vostra famiglia, poiché la vostra mancanza inizia a farsi sentire. Abbandonate i progetti troppo ambiziosi, oppure accantonateli per un attimo, prediligendo il lato più intimo di voi. Ragazzi, per oggi l'oroscopo finisce qui. Io vi ricordo di seguirmi sui miei social, che sono iniziando da Facebook. Mi trovate sulla mia pagina che si chiama Peppe Channel, personaggio pubblico. Poi proseguendo su TikTok come Peppe Channel trattino sotto Real e Peppe Channel trattino sotto Gold, e infine su Twitch come Peppe Channel trattino sotto Real. Ok, ciao ciao.